Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabo. Sì, sì, è questo. Siete sintonizzati sul posto giusto, o forse no. Comunque, siamo qui, io ho appena finito di registrare l'altro video, siamo qui con questa bella schermata con i nostri 6 punti e adesso, come detto nell'episodio precedente, andremo a... ecco, infatti ho fatto anche la prima vittoria del giorno, adesso. Andremo a sistemarci la squadra, ad incrementare le abilità gestionali del nostro allenatore e provare a fare una squadra un po' più competitiva. Con questo modulo ovviamente dobbiamo basarci di più nei passaggi, eccetera, eccetera, dobbiamo stare concentrati, però con i consigli di Tommy, io sono curioso di vederla all'opera con qualcuno di un po' più forte, perché con i consigli di Tommy siamo andati bene. Detto questo, ragazzi, mi sistemo la squadra e poi ve la faccio vedere sullo schema di gioco e sul modulo, ecco, su questo. A tra poco! Sono comunque giocatori che abbiamo usato, eh? La squadra dovrebbe essere questa. Siamo a 459 su 460 di totali. Con, come ha suggerito Tommy, con Bale, Messi, vabbè, Neymar a sinistra sta riposando, e ho messo Tevez. Questa comunque è la squadra. Ho fatto un misto tra palloni neri, quelli che usiamo di solito, e argentoni, perché qualche argentone, come in panchina, ce l'abbiamo. Ho portato comunque un portiere buono, che è Diego Lopez. Ho portato una punta buona che è Aduriz e un centrocampista centrale da mettere all'immediana. Se ci dovesse servire abbiamo comunque Giaccherini come centrocampista laterale sinistro di riserva, che comunque è abbastanza buona che Giaccherini. Abbiamo anche Shaqiri come centrocampista laterale destro, che ci va benissimo. Noi lo abbiamo usato tantissime volte come seconda punta, facendo numeri assurdi e trovandoci bene. Il difensore centrale ho preso Albiol e come terzino destro di riserva ho portato Morbidelli, scusate. Detto questo, c'ha 96, proviamo a farci un bel allenamentino tattico, glieli buttiamo lì tutte e sette, sperando che vada bene. Cioè, non arriviamo neanche a 97, quante ne devo mettere? 7000 ne devo mettere per arrivare a 97, e vaffanculo. Comunque, a parte gli scleri, ci siamo. Dai, proviamoci. Ringhio 777. Va bene, va bene. Guarda, guarda, si è già disconnesso, si è già disconnesso. Dacci la vinta adesso, se hai le palle. Mi ha aumentato Giaccherini senza fare una sega. Vittoria! California. Ma il cazzo è sempre a noi che ci stacca la connessione. Siamo a 9. Andiamo a farcene subito un'altra. Sì, dacci tutti i GP del mondo forever. California. Fisso così. È già la terza volta oggi che mi sbatte fuori dai server. Due non me li ha contate e una me l'ha data vinta. Almeno quello. Però ora dobbiamo riniziare tutto da capo. No, riniziamo da qua. Ricordo comunque, ragazzi, che sto registrando 2 episodi al giorno per portarmi avanti, perché a Natale ho dovuto registrare il 24, mi sa, no, il 25 e il 26, a registrare a Natale. Sto cercando di portarmi un po' avanti con gli episodi in modo da arrivare a Capodanno e non dover per forza registrare il 31 alle 18 o 19, cioè dopo pranzo, e a registrare qua. Popeye Car 7, e il 7 c'è sempre. Infatti 474 noi, 458 doppia a noi, doppia a lui. Noi veniamo da 2 vittorie consecutive, lui da 2 sconfitte consecutive. Adesso, caro mio, con questo nuovo modulo, questa nuova squadra, ti apriamo come se fossi l'ultima coccia sulla terra. Che detto così, insomma, però scialla. Schema di gioco. Bam! Cazzo, lo sapevo io. Io lo sapevo che me la prendevo nel culo. Guarda chi cazzo devo mettere. Guarda tu chi cazzo devo mettere. Signori, ho dovuto cambiare un pochettino perché Pepe è una merda. Pepe è una merda. Guardate lì. E quindi ho dovuto mettere, ho visto che Bruno gioca difensore centrale, io non lo sapevo. E ho messo Bruno.
cioè vediamolo, perché gioca difensore centrale questo? Ma che cazzo è? Vabbè, ho messo Bruno difensore centrale e al posto di Bruno ci ho messo Hernanes. Quindi bene o male, Bale capitano, pam con la freccia verso il su. Per mettere Varane non lo metto a questo livello 1 al 55, cioè meglio un Varane un po' scemo che quello ha pompato. Vediamo come sta messo lui. 35, Caicedo livello 40, potrebbe essere un problema, ce lo marchiamo stretto. 39 Mertens, anche sulla sua difesa è messa molto bene. Però c'è Sergi Bariuan, che è un terzino sinistro, me lo metti a destra. E ragazzo mio, se lui non è abituato a giocare a destra, noi, come detto, livello, come detto, gli facciamo un... Adesso magari perderemo nel modo più brutto possibile, tipo 8-0, poi ci manca la connessione, ci butta fuori, ci toglie anche un'altra A dalle storie delle connessioni, perché mi aspetto di tutto. Durante la partita puoi modificare il livello di attacco e difesa, che è quello che lo stesso ha scritto Tommy, che io già faccio, Tommy, io già, magari non si vede, magari no, però già faccio. Ciao Fabio, porto avanti, torno indietro la squadra, già lo faccio. Altrimenti li avremmo perse tutte, credo. Questo che fa? Ci pensa? Bella, zi? Che fai, eh? Eccolo lì. Ti sta anche bene che prendi il palo. Perché che cazzo è? Vedi, con gente che se la sa cavare, è abbastanza tosta con questo modulo. Ma l'avete visto che culo? Ma che culo è? Ma che culo è questo? Ma lo voglio rivedere. Dov'è? Non me lo fa vedere. Ma non è possibile. E questo para? E questo para? A culo anche sul portiere? Vabbè, allora ditelo, no? Vedi, para tutto questo. Quanti tiri abbiamo fatto? Boh, chi lo sa. Dai! E dai! Metti un cartello su quella porta, chiuso per ferie. Dai, tanto è la stessa cosa. Neanche! Neanche! E dai! Stiamo perdendo 1-0 per il culo che ha questo! Per il culo che ha questo! Chi possiamo mettere? Cosa possiamo fare? Niente! Vabbè, niente! Per il culo... Gli è capitata la palla, due rimpalli del cazzo! Gli è capitata la palla lì, era fermo, non sa manco lui come cazzo ha fatto! Cioè l'avete visto? Me l'ha sbagliato anche a giro! Anche a giro me lo sbaglia! Dai! Pilotato al massimo! Pilotato al massimo! Porco Giuda! Non ci voglio credere, cazzo! Mamma mia, il portiere! Cazzo, ho detto, ma questo se la rovescia dentro! Ma che cazzo fai? Ottimo intervento di copertura. Si è bloccato. Si è bloccato. Ma come cazzo è? Ma mi è mancata la connessione. Non ci voglio credere. Cioè non mi ha fatto battere. Non mi ha fatto battere. Non è possibile. Vai Hernanes, vai Hernanes. Prova a crossarla. Ci ho provato col manuale, visto che tanto forse è l'unica cosa che fa. Dai così! Questo è un
ci accontentiamo anche del pareggio, non fa niente. Per una partita così di merda, ci accontentiamo anche del pareggio. Ma che cazzo è che non riusciamo a fare due cose in croce? Due fottute cose in croce. Guarda un po' come diventano scemi, guardali, guardali. Guardali come diventano scemi. Prestalo, prestalo che non deve sapere neanche dove si trova. Provala così, neanche così. Riprovala di là. Vai così, vai così. Non è possibile, ma che azione! Anche di manuale andiamo. Andiamo anche di manuale. E non arriviamo da nessuna parte. No, che quello schiatta, che non lo sapeva. Vai portiere! Buttala, buttala, buttala che ci riproviamo. Che culo. Quanti tiri gli ho fatto? Fammi vedere quanti tiri gli ho fatto. Che non ci credo mai nella vita. Guarda, 9 tiri, 6 in porta. 6 in porta e ce li ha parate tutte al primo tempo. Tutte. Non è possibile. Siamo andati bene anche con i passaggi questa volta. Il modulo è buono, il modulo è buono. Il problema è che c'è pesante non avere una panchina. Quindi per forza o dobbiamo giocare così e tentarcela. Ma poi vedi, ma porco Giuda, cazzo. Ma porco il cazzo. Abbiamo pareggiato 1-1. Io in rimonta. A lui gli dà 5 punti, a me me ne toglie 3. Perché? Perché? C'è qualcuno che lo sa di voi, ragazzi? Dai, non è ma perché mi deve togliere i punti? Ho pareggiato in una partita scriptata di merda, dove ci ha parato di tutto e di più, ci siamo fatti un culo così e ci togli 3 punti. Non che me ne freghi il cazzo, però, dai. Cioè, in più che ci fai una partita con lo script e poi ci togli anche 3 punti quando riusciamo a pareggiare. Cioè, allora dovevamo perdere per forza, così tanto i punti ce li togli e vaffanculo. Vabbè, comunque dicevo che per la squadra forse sarebbe meglio fare una via di mezzo, ovvero fare un po' forti e un po' no e portarci anche una panchina decente in modo da riuscire a cambiare qualche giocatore. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi sul nostro amato PES 2017. Adesso un po' non proprio amato, però ci sta un po' simpatico. A parte l'ultima partita che, mamma mia, se perdavamo quella mi incazzavo come una biscia. Come una biscia. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, ragazzi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani sicuramente con un nuovo video. Non so se di PES o no, perché oggi è 27. Il video per il 28 ce l'ho, c'ho anche quello per il 29 e questo dovrebbe essere il 30. Quindi questo video dovrebbe uscire il 30 e io vi inizio a augurare un felice anno nuovo, divertitevi con i vostri amici o con le vostre famiglie, dipende da chi lo passate, ci aggiorniamo a domani, sicuramente uscirà anche domani un nuovo episodio di PES o di qualche altra cosa, e niente ragazzi, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi e rimarremo nabbi anche nell'anno nuovo, quindi ciao ragazzi!